Carissimi nutrenti della stessa età, benvenuti al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere con tacco più spesa. Oggi è lunedì 5 agosto. Allora, come vi ho già detto nella diretta che ho fatto su Facebook, ho ritardato sto video perché non ero in grado di fare la spesa. Oggi infatti mi ha dato una mano la Luisa, perché ho ancora dolorante il braccio, ho il gomito da tennista. Praticamente venerdì sono andato dall'ortopedico a una clinica di Brescia che si chiama Città di Brescia, e a parte che prima è venuto il diluvio universale, rami rotti, alberi ribaltati, case scoperchiate nel villaggio prealpino. Quindi io sono andato proprio nel momento in cui ha finito, per fortuna. È ovvio che camminare nei marciapiedi era pieno di rami, ramoscelli, quindi era abbastanza faticoso, e con rischio anche di farsi male. Più ho dovuto mettere la macchina in stante perché, come si sa, vicino agli ospedali non ci sono parcheggi. Allora sono andato dall'ortopedico, mi ha detto che adesso il nome scientifico e lo sa la Luisa, ma non me lo ricordo mai, quindi lo chiameremo, e si chiama il gomito del tennista, che è un trauma che si causa facendo sempre i soliti movimenti quando si lavora. E mi ha visitato e mi ha fatto a tradimento una bella punturona di infiltrazione di, che adesso mi viene il nome di, cortisone, brava, mia suggerista e vice di regista di dei tarompi, insomma, ecco, di cortisone. E vi garantisco che così mi ha dovuto tenere fermo il braccio anche l'infermiera, perché fa male, boia, ma proprio. Ma ha proprio piantato sta puntorona, che è una roba incredibile, proprio nel gomito. Poi, dopodiché, mi ha detto che farà un po' male dopo i seguenti 2 giorni. Un po' male, va bene, fa male nei 2 giorni, perché cioè, il dottore, finché non se la fa lui la puntura, dopo dovrebbe capire quando dice una persona fa un po' più male. Comunque, infatti, fa veramente male. Cosa posso dirvi? E mi ha detto di ripassare fra una settimana, se ancora male me ne fa un'altra. Io spero di no, e cercherei di evitare i dolori, perché sinceramente stavo meglio prima rispetto a queste punture. Comunque, sempre infiammare come il tendine, credo che sia il tendine, una roba del genere. Quindi, così sono iniziate le mie ferie, ho chiamato lavoro. E invece di stare un po' in malattia, ho preferito, già che ne ho tante, mi metto in ferie, quindi vado avanti con le ferie. E cosa posso dirvi? Allora, noi le nostre ferie le abbiamo già fatte, come avete visto nel video, abbiamo fatto il lago di Cartonasso, l'ho detto senza sbagliare stavolta, che bravo. Certo che c'è un'attenzione in sta casa che... Va bene, cioè, stanno facendo i cavoli loro con il cellulare, io sono qua a parlare come un idiota da solo davanti a te. Comunque, siamo tornati. Sì, rida pure lei, rida, rida. Sì, non guardare lei, guarda a me, no, lei, ecco. Siamo tornati, è stata una bella vacanza. Come dal secondo video che Luisa ha messo, ho girato il largo, il lungo e il lago, quindi ce ne sarà un altro da vedere, perché più avanti metterò un altro video. Però credo che per il prossimo anno cambieremo lago, perché alla fine è bello, ma dopo sono sempre qui in posto e a me mi stufa un po', a me non si dice come, mi stufo insomma. Quindi vedremo un'altra destinazione, sempre se saremo al mondo il prossimo anno. Cosa c'è? Prego. Che ride. Ah, doppio corno, vabbè, è vero, non si sa mai, da qui un anno, ecco, vedi, lei sta già morendo, quindi siamo già quasi all'ora. Un anno è lunga, quindi può succedere tutte le disgrazie del mondo, speriamo di no. Già, abbiamo iniziato bene questo periodo, quindi
Fortuna che avevo già, mi ero presa su Amazon la fascia, quindi con poco il dottore ha detto che va bene, quindi inutile andare in ortopedia a spendere 80-90 euro che poi alla fine sono uguali. Sì, è della 3M, buono anche questo, tanto che in ortopedia paghi molto di più, insomma. Poi cosa posso dirvi? Sì, che avete... Ah sì, beh, allora... Io la visita non l'ho pagata, vi spiego perché. Sì, l'abbiamo avuta gratis. Non è che è da godere del male, preferivo non andare anche se era a pagamento, però nel male almeno ho risparmiato i soldi, no? Perché detta così, sarebbe voluto che vada apposta a fare le visite, tanto non ha niente da fare tutto il giorno. E lei non rida per piacere. Ecco, perché mi distrae. Niente, allora il problema è questo, no, problema, il fatto è questo. Il nuovo contratto metalmeccanico che hanno fatto i sindacati prevede un'assicurazione privata detta Metal Salute, che poi dopo quando vai a stampare il Voyager, c'è il Voyager lì, insomma il Voucher, il Voyager è un'astronave, lascia stare, no, un satellite. E ha un altro nome, però noi la chiamiamo Meta Salute. E cos'è? Un altro che, come vi ho già detto, è un'assicurazione privata. Il problema è che lì con quell'assicurazione lì puoi andare solo in certi ospedali, perché se vai dove vuoi te, magari ti vengono incontro con qualcosa, ma non tutto. Cosa ha fatto Luisa? Allora siamo andati dal dottore, ha fatto una ricetta per la visita, poi lei ha chiamato sto numero della Meta Salute e ci ha detto tale che il dottore che ora è ta 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 ta, e ci è arrivato dopo un giorno, neanche, no, neanche dopo pochi minuti, Viger, che di solito è una settimana, ma ci è arrivato subito. Con quello abbiamo chiamato come si chiama, quello degli appuntamenti dove prenotare. In 3 giorni ho avuto la visita. Sono andato di là, sono andato là quel pomeriggio. Ho premuto il pulsante verde del privato che paghi, cioè praticamente quando vai in ospedale paghi da privato. Mi hanno fatto passare subito e da lì mi ha visitato bene. Dopodiché ha detto che se ti ritorna, ma se hai ancora male, da ritornare, che va bene anche il voucher che hai lì, perché sennò costerebbe 28 euro, ok? Adesso vediamo se ci riusciamo a farli, se ce lo passano, ok, sì, no, per 28 euro non è niente, però devo fare com'era i RX e l'ecografia, che questi me li passano sicuramente, perché non me li ha ordinati, cioè lui mi ha dato una carta con tutto quello che si deve fare, lui ha cerchiato solo la fascia, un cerotto che sono andato a prendere in farmacia, quelli che ci vuole la ricetta medica per il dolore, e più insomma basta di fare sta altra puntura. Dopodiché tutte le altre cose non le ha cercate, quindi ma se io le faccio i raggi e tutto è meglio, così se vado là gliele porto e vedrà cosa ho, se non mi passa il male, altrimenti se non serve, se vuole giovedì sono a posto, si basta disdire tutto e quindi non c'è nessun problema, e questa è l'avventura. Ecco, grazie dell'attenzione. Oggi, per stare a riposo, sta domenica, perché mi faceva un po' male, oggi fa meno male, ma... State confabulando in privato. Perché io voglio fare un video con gli slime. Anche te con quella roba. Ma dai, dove sei rilassante, no? Se vuoi fare di Sì. Un po' di glicerina, mescolate bene e poi esplode. Va bene. Allora, oggi sono andati in treno, supermercati, e che devo dirvi che per trovare la verdura che costa poco è stata una missione impossibile, perché li abbiamo girati tutti, anche dei negozi di frutta qui di stranieri, diciamo. Ma oltre ad avere la frutta un po' andata, sono cari anche loro. Quindi pazienza, insomma, mi ho trovato qualcosina. Allora siamo andati al Plix, l'MD e Lidl, più sto negozio qua. E al Plix ho preso il burro,
quello a 2,50 ho preso un chilo, quattro cose così, su quattro pezzi, e viene 1,59 euro. Poi si prega che sto parlando, mi state confondendo la spesa, grazie. Poi ho preso la polvere del tè limone che non le darò mai alla Amy, così impara. Che cattivo. No, mi ha fatto la lingua, bene. Tè al limone, un chilo, e viene 2,29 euro, fa 11 litri, ok? Ne mettete 100 grammi per litro, un decimo praticamente va bene. Poi ho preso bel pane, che roba lì, non ve lo dico perché ne ho preso 30 pezzi più o meno, e il ginger, che costa poco, costa vediamo 29 centesimi, mi sembra, sì, 29 centesimi o 28, mi sembra 28. Poi ho preso il limone, un litro, il limone viene 1,29 euro, e fa bene, insomma, un litro e mezzo, costa 1,29 euro, estratti da non so quali limoni saranno comunque. E qua abbiamo finito. Poi dopo Luisa mette le spese nel suo diario, perché noi registriamo tutte le spese per essere un po' più quello che spendiamo. Poi MD, ho preso 50, un chilo di sottilette, e viene 4 euro, un bel chilo, sono 50 sottilette, quindi ne abbiamo per un bel po'. Poi i borlotti, ho preso delle scatoline 35 centesimi, ne ho presi diversi, uno un borlotto, queste qua, cioè, perché nelle nuove mettono anche l'IVA, quindi è un casino anche trovare i prezzi giusti. Poi ho preso i cannelli sempre 0,35, sono tutti, ho preso i bianchi di Spagna, i fagioli bianchi di Spagna, e i cannelli sarà sempre 35 centesimi nella scatola, ne ha presi diverse scatole. Poi ho preso il sgrassatore Marsiglia, un litro e mezzo, viene 1,59 euro, vedete, mettono l'IVA al 22%, perché la pulizia di casa non è necessaria, quindi non può fare anche di meno, perché più alta l'IVA più vuol dire che è un prodotto di lusso, quindi sappiate che il sgrassatore è di lusso, vero Luisa? Quindi come gli assorbenti, che perché una donna non può farne a meno, quindi anche quella è tutto un dire. Poi patate novelle, è un chilo e mezzo, costa 1,49 euro, qua l'IVA è il 4%, quindi vuol dire che dobbiamo mangiare patate a quantità. Ecco, poi wurstel, ho preso un chilo di wurstel, 2,39 euro, un chilo di wurstel 2,39 euro. Poi ho preso la spalacotta, 99 centesimi, netto e 20, e qua siamo a posto. Poi un maionese, ecco qua davanti, viene mezzo chilo, 1,09 euro, ecco qua, della Cucina e Sapori, se è buona. Poi i crackers, 750 grammi di crackers, viene 1,19 euro, ok. Poi uova, 10 uova 1,49 euro, 10 uova 1,49 euro della Sabatani, non so, una marca strana. Poi aglio, questo è di Rovigo, 3 teste, viene 0,89 centesimi, aglio di Rovigo, mi raccomando, è buono, che è più buono che ci sia pubblicità. Dopo il cremosino, viene 2,99 euro, 350 grammi, buonissimo cremosino. E cipolla rossa, perché avevano senza più frutta e verdura, quindi ho dovuto prendere la cipolla, un chilo, viene 1,09 euro.
E poi i cuoricini gommosi, ha preso le caramelle, Luisa, va bene. 0,49 centesimi. Mi sembra che sono anche se mi sono restare mangiate. Ma no, non dico il falso davanti al giudice. Ha giurato lì tutta la verità. Ecco. È vero. Poi ho preso due questi alla genovese 0,89 centesimi. Ecco qua. Questo è l'altra spesa. Poi sono andato al perché c'è più carta che il valore qua. Lidl. Lidl ho preso che c'è tanta carta. Ah, ho preso la carta igienica, anche quella al 22%, quindi non è necessaria. Quindi come andremo a pulirci il popò di dietro con la, che è quella, l'erba italiana cattiva. Questo è Maxi, sono, costa 4,89, però sono, scusate, Maxi sono 20 rotoli a tre vedi, quindi speriamo che duri, insomma, che è buona. Poi ho preso tutte buste della frutta e verdura perché è l'unico posto dove si trova meno. Ho preso il cuore di Hitchberg che viene 99 centesimi, sono due erti. Poi la valeriana viene sempre 0,99. Quella che costa meno, la rucola, sempre di 0,99. L'insalata mista costa 75 centesimi, insomma, ecco. Poi pomodoro a grappoli, ammazza, 2,40, ne costa anche di più qua, vabbè. Ecco qua, ho preso questo qua, mi dice mi era un combinato perché d'altra parte ho preso 2 euro, io ho visto dei 2 euro, non so perché è data 2,40, comunque scrivono una cosa e la poso un'altra. Poi sono andato da stranieri, ho preso banane che mi ricordo saranno 80 centesimi al chilo, cos'era? 99 centesimi al chilo, e le pesche che costavano 1,40 al chilo. Mi sembra di aver detto tutto, sì, quindi la spesa è finita qui, spero che il video vi sia piaciuto. Cosa posso dirvi? Se mi vedete ancora vuol dire che Luisa mi ha pestato o meno per il fatto del pomodoro, altrimenti se mi vedete più mi ha ucciso completamente. No, oggi devo andare anche dal dottore a farmi fare le impegnative per eventuali future visite. Quindi il video, ripeto, termina qui, spero che vi sia piaciuto, condividete, iscrivetevi e soprattutto guardate Luisa, il negozietto e tutto quanto, che ci sono sempre delle belle novità. Anche se adesso fa caldo e purtroppo di sopra non va spesso. Quindi vi saluto alla prossima puntata. Ciao a tutti!